paese con amici e poi si andrà a festeggiare da qualche parte. Dimmi il menù, avete risparmiato oppure insomma qualche... No, il menù un po' certo, però non si può sempre risparmiare, bisogna anche godersi quello che ci rimane, perché sennò siamo alla frutta veramente. Buon anno allora. Grazie. Posso chiedere cosa fate stasera per festeggiare l'anno nuovo? Si scende sul valetto. Che cena fa, signora? La cena, lei? Cristiani, vecchiarelli, una cenina leggera. Ok. E poi si va a letto. Avete cercato un po' di risparmiare su questa cena? Oppure qualche vizio in più? No, non ci manca niente. È normale, ci si sfoga domani. La figliola. Quindi cucina la figliola? Sì, cucina la figliola. Ci ha invitata noi, poi invece ci ha ripensato, per comodità è stata a casa lei, sta a casa io più bocchi, e noi ci vengono a pregare e là. Tutti di risparmio. Ok, allora buon anno. Grazie. Grazie. Anche a lei. Ma niente di particolare, siamo a cena con amici. Ad Arezzo o fuori? Siamo ad Arezzo. Quindi sì. In casa? No, siamo in un locale di un amico che apre per noi e cucina per noi. Stiamo lì tutta la sera sperando di passare una serata piacevole. Che vi farà di buono? Menù a sorpresa, ma diciamo che cucina pesce, quindi. Che combini stasera? Come festeggi? Una festa con gli amici. Ad Arezzo? Sì, sì, ad Arezzo, nel fondo di un nostro amico. Quindi musica e cena? Musica e cena, sì. Te? Cosa? Insieme a lei. Quindi passerete il Capodanno a casa, diciamo così? Sì. A casa di amici. Qual è il menù che vi siete preparati? Credo lasagna al forno, spiedini, frutta e dolci. Quindi un Capodanno all'insegna della tradizione? Sì, semplicissimo, con amici. Del risparmio? Cani. Invece? Per quello, soprattutto, perché con 15 euro a testa si mangia. Ci saranno appunto anche animali, cani, siete sì, amanti? Sì. Quindi per i botti vi siete organizzati? Con noi, si portano con noi apposta così non hanno paura. Allora, a cena non ci andiamo, ci andiamo dopo cena. Quindi penso di divertirmi perché l'anno di là ci sono andata, mi sono divertita e quindi quest'anno ho rifatto questa scelta. Quindi è una scelta all'insegna del risparmio oppure del divertimento? No, del divertimento, il risparmio fino a un certo punto.